posizionare il radiocomando da clonare di fronte al Y Evo, a circa 5 cm di distanza. Premere e tenere premuto il tasto 1 del Y Evo e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del Y Evo emetterà un lampeggio breve ogni 2 secondi circa. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del Y Evo cambi lampeggio. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del Y Evo sul quale si desidera inserire il codice appena appreso. Posizionarsi in prossimità dell'automazione. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa. Quando il LED inizia a lampeggiare, rilasciare il tasto. Attendere lo spegnimento del LED. La copia è avvenuta con successo.